questo video, come vedrete, non ho truccati gli occhi né le sopracciglia sistemate perché appunto voglio farvi vedere come sistemo le sopracciglia. Ho già fatto un video su questo e ho parlato principalmente della depilazione della forma delle sopracciglia, però riguardandolo mi sono accorta che non ho fatto vedere bene come le riempivo e come le coloravo, cosa che io faccio ogni giorno perché se notate ho le sopracciglia piene di buchi. Non sono errori di depilazione, bensì le mie sopracciglia sono fatte così. E quindi voglio farvi vedere come le riempio col colore, i prodotti che uso, così che possiate prendere uno spunto. Ci sono varie opzioni per sistemare le sopracciglia. Principalmente io ne uso tre. Uno è questo, che è il mascara trasparente. Questo è indicato per fissare alla fine del lavoro, oppure per le ragazze che hanno già le sopracciglia abbastanza piene e che hanno avuto bisogno soltanto di rimarcare la forma, e quindi con questo andate a fissarle e siete a posto. Soltanto per quelle ragazze che hanno le sopracciglia molto piene e senza bisogno di altro colore. Oppure quando si fa un trucco molto molto leggero, proprio acqua e sapone, non ci serve colore nelle sopracciglia, questo va benissimo. Un altro prodotto che mi piace molto perché è molto preciso e dà un aspetto molto naturale è il duo di cera e ombretto. Questo è della Elf, come potete vedere, però ce ne sono di tante altre marche, tra le quali la Benefit, però non ne ho sentito parlare benissimo. E anche c'è un duo molto molto economico della Wet n Wild, quindi che costa veramente poco, quindi vi consiglio di provare. Di quello ho sentito veramente dei buoni pareri. Praticamente è composto da cera, no, scusate, da polvere e cera che serve a fissare ed è un po' più scura per rendere il tutto ancora più definito, ma comunque naturale. E un'altra opzione che io uso molto molto spesso ultimamente è la matita per sopracciglia. Questa qui è della Benefit ed è la Instant Brown Pencil e la trovo buonissima. Ha questo scovolino qui dietro che pettinandole poi alla fine dell'applicazione rende il tutto molto più sembrano peli più che un tratto di matita e quindi è molto più naturale. E oggi io utilizzerò un misto di questi metodi che praticamente è quello che faccio quando ho tempo. Quando ho poco tempo utilizzo direttamente soltanto la matita. Iniziamo con uno scovolino di questo tipo a pettinare le sopracciglia, nella direzione ovviamente della crescita dei peli. Poi prendo un pennello angolato come questo, quello che si usa generalmente per l'eyeliner, e vado a prendere la mia polvere. Lo scarico per non rendere l'effetto troppo polveroso e vado ad applicarlo. Io guardo lo specchio. Vado ad applicarlo nei buchi. Inizio da dove mi pare, io generalmente inizio dalla metà. Quando avete dei buchi molto grandi, come ad esempio questo che ho io qui, che non c'è modo di far crescere i peli lì, naturalmente non basterà con l'ombretto e quindi andrò a riempirlo poi con la matita. C'è da dire che questo duo per sopracciglia della Elf ha già un pennellino suo che è molto molto buono e che io non sto usando adesso. Quindi riempio e già do una forma più piena, anche se parzialmente, alle mie sopracciglia. Ora vado a ritoccare il tutto con la cera, quindi la parte più scura. E la cera, oltre che a scurire un altro po' e rendere il tutto un po' più naturale, vi ricordo che naturale non vuol dire chiaro, naturale vuol dire che non sembra finto. Quindi, se avete le sopracciglia molto chiare, sicuramente la ciglia che userete sarà chiara o addirittura in colore. Però, vi dicevo, la cera, oltre che a rendere più naturale l'effetto, fissa anche la polverina. E avrò un effetto di questo genere. Sono già più piene, però non abbastanza. Quindi adesso prendo la mia matita e vado a riempire gli altri buchi marcando principalmente questa parte qui. Poi
accentuandole di più per avere le sopracciglia abbastanza definite. Dopodiché prendo lo scovolino, che c'è sempre nella matita, ma voi potete usare tranquillamente l'altro che avete usato per pettinare, e tiro un attimo il colore. Vedete che rende il tutto più naturale in questo modo. Sicuramente ci saranno dei residui di colore di matita oppure di ombretto, li potete rimuovere molto delicatamente senza spostare il resto del colore con una salviettina di carta. E poi, per finire il tutto, prendo il mio mascara trasparente, tolgo l'eccesso e vado a fissare, a fare il fissaggio finale. Non importa se va un po' sulla palpebra perché è trasparente, quindi anche se faremo un trucco dopo non ci saranno problemi. Ed ecco qui il sopracciglio finito. Vedete la differenza tra uno e l'altro? L'altro è pieno di buchi, senza forma, questo è molto molto più definito. Ci sono modi di rendere il sopracciglio molto più definito, proprio che sembra quasi disegnato, però io preferisco questo modo qui. Vedete che comunque qualche buchetto si intravede, non è una cosa proprio che sembra disegnata. Io preferisco questo effetto. Poi c'è chi preferisce averle stra, super, mega definite, senza neanche un buchetto, senza neanche un pelo, però mi sembra un po' troppo forte come effetto, almeno per i miei gusti. Questo è l'effetto che fa. Ho sistemato anche l'altro sopracciglio e mi sono messa il mascara. Spero che questo video vi sia stato utile. Per qualunque domanda sono qui e ci vediamo alla prossima. Ciao!